Bellissima giornata di carnevale anche oggi, strapieno di gente, questo è importante per noi perché lavoriamo tutto l'anno per fare questa manifestazione e oggi, anche oggi veramente è riuscita. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Tantissimi bambini con i loro genitori hanno partecipato alla seconda uscita del Carnevale Aretino dell'Orciolaia. Nonostante l'esilio nella zona di Via Golgi del parcheggio delle Caselle, rimane un appuntamento irrinunciabile. E intanto lo sguardo è già verso sabato prossimo con la prima edizione del Carnevale di Saione, con l'Orciolaia dunque in trasferta. Sabato prossimo, 22, in Piazza Zucchi, dove faremo il Carnevale nella zona di Saione. Domenica prossima, 23, avremo qui l'ultima sfilata di Carnevale e poi martedì 25, ultimo di Carnevale in Piazza Sant'Agostino. E non manca mai anche un pizzichino di polemica da parte del comitato organizzatore del Carnevale Aretino dell'Orciolaia. Noi nelle nostre autorizzazioni c'è scritto che dobbiamo coprire i tombini perché altrimenti sennò si riempiono i coriandoli, ma come potete vedere c'è bisogno di farli riempire, sono già pieni tutti, e se facciamo il giro della piazza sono tutti così, non ce n'è uno che sia stasato, sono tutti completamente otturati. Quindi è giusto che noi ci facciano coprire i tombini per evitare che vengano riempiti di coriandoli, però è anche giusto che i tombini vengano ripuliti. Adesso per fortuna passa la 6 che pulisce e logicamente dei coriandoli non c'è neanche uno dentro perché non c'è bisogno di coprirli, sono già coperti, sono già otturati completamente.